amici di GAM, benvenuti in una nuova puntata direttamente dalla 23esima edizione del Music Day, manifestazione a noi molto ma molto cara. Siamo per incontrare Ruggero Deodato, regista di Cannibal Holocaust, che è qui per presentare appunto il CD con la colonna sonora dell'omonimo film e anche per presentare Ballad in the Blood, film ispirato alle vicende di Perugia. Tra poco incontreremo anche una delle protagoniste. Ruggero Deodato lo ricordiamo inoltre per aver diretto la prima serie del famosissimo telefilm I ragazzi del muretto, andato in onda negli anni 90. Restate con noi per seguire la conferenza. Mi scrivi una cosa che... Allora io avevo sotto mano una rivista, National Geographic, e vedi questa pubblica aborigena che scriveva un posto, una giungla pluviale incredibile, ha scritto 7 pagine e lui fa: allora quando vuoi partire? Tra un mese, 2 mesi, no, dopo domani. E mi mandò in Malesia. In Malesia sono con Stefano Rola, che era mio aiuto, Stefano, che poi è morto dai carabinieri a Nassiriya, e con lui quando siamo andati a Kuala Lumpur il produttore mi dice: oh, mi raccomando, vai a vedere dove hanno fatto Sandokan. L'ha fatto sul parco del paese di Kuala Lumpur. Sandokan. Io vado a vedere questo parco e Stefano, affittiamoci in un aereo a basso costo e andiamo a vedere la giungla. E così Stefano ha preso un indiano che portava questo piccolo aereo e siamo andati nella giungla. C'è tutta questa... dopo 2 ore di cosa abbiamo visto in un appelletto, siamo andati via, ragazzi, dopo un'ora che stavo là c'erano 10 santi super addosso. E quindi ecco, da lì è nato, vabbè, il film andò benissimo. Ed eccoci qui come promesso con il maestro Ruggero Deodato. Buonasera maestro. Buonasera a voi. Maestro, lei è stato pioniere del genere cannibal, infatti nella conferenza di oggi abbiamo parlato appunto di Cannibal Holocaust. Ci vuole raccontare la genesi di questo film? Allora, Cannibal infatti è nato perché mio figlio che era piccolo all'epoca, aveva 7 anni, e mi faceva sempre chiudere il telegiornale perché diceva: papà, si vedono sempre morti, per il periodo dei brigatisti rossi. E quindi io spegnevo volentieri, però arrabbiatissimo, perché ogni film che io facevo me lo censuravano ai 18, mi tagliavano dei pezzi, volevano bruciarlo, addirittura un film lo volevano bruciare, come Bertolucci. Al che ho detto: ma niente, io devo andare contro i giornalisti, perché quelli possono fanno gli scoop e dove non li trovano li creano i falsi, come è stato pure con Jacopetti e tanti altri. E quindi mi è venuta l'idea di fare un film del genere. E poi cercando di farlo talmente vero che la gente lo scambiava per un film vero. Esatto, lei come il regista Lucio Fulci è stato definito un regista estremo proprio per il neorealismo che si evince nelle pellicole. Come si sente con questo aggettivo addosso? Beh, se, parlando di realismo, è chiaro che io mi butto sempre nella storia, specialmente le storie di cronaca nera mi entusiasmano, perché c'è realtà totalmente, alcune volte ti indigni perché ci stanno, vengono liberate delle persone che hanno ammazzato veramente, e la giustizia non coglie sempre, malgrado delle prove pure schiaccianti, niente. Allora questo mi affascina e sto sempre dalla parte che io ritengo sia la parte giusta. E queste sono anche le premesse di Ballad in Blood, la sua ultima pellicola. Beh, in questo praticamente, siccome mi sono ispirato alla storia, ma certamente non voglio andare in questo mio dialogo contro la giustizia. La giustizia ha fatto quello che voleva, io mi sono fatto il mio film, io ho dedotto io quello
che ritengo falso o vero. Lei ha girato moltissime scene nel Pozzo di San Patrizio e questo è stato un grandissimo evento, essere riusciti, ecco, a fare delle riprese proprio lì che hanno dato ancora più spettacolarità alle immagini. Sì, è stato, per me è stato prima di tutto un fatto di budget, siccome il budget era basso nel film e avrei dovuto fare una festa di Halloween fuori dal pozzo con 120 persone, non avevano i produttori i soldi per pagarne 120, allora ho detto datemene 20 ma datemi il Pozzo di San Patrizio, perché essendo circolare, insomma, riesci a far passare 20 persone e farle spacciare per 120. Negli anni 90 lei è stato regista dei Ragazzi del Muretto, una serie fortunatissima. Ci vuole raccontare qualcosa di quegli anni? Allora, io ho cercato sempre di spaziare, perché sennò venivo condannato per fare un film come Cannibal Holocaust o altri film tipo Uomini si nasce, poliziotti si muore, film duri, film forti. E volevo spaziare, oltretutto facevo molte pubblicità. Quando mi hanno chiamato per fare I Ragazzi del Muretto, prima di tutto mi hanno detto ai produttori: ma tu perché hai fatto un film che va nel mondo e vuoi fare I Ragazzi del Muretto? Sì, li voglio fare. E mi sono divertito da morire, perché questi ragazzi facevano tutto quello che dicevo io, mi hanno seguito esattamente e c'è stato un successo enorme. Poi nei successi enormi io cerco di non fare mai il seguito, e infatti non ho fatto il seguito, sono andato a fare invece con Bud Spencer in Costa Rica 6 mesi, una serie televisiva, perché a me piace viaggiare e spaziare tra i vari generi. Qual è il genere a cui si sente più legato, se ce n'è uno? Allora, io ho cominciato col genere comico, perché sono un comico nella vita, però ho visto che nel film comico chi comanda è l'attore. L'attore che prende più soldi di te, e allora se devono cacciare qualcuno cacciano te e non l'attore. Invece io non voglio essere cacciato e voglio comandare nel film. Non voglio stare al servizio di un attore. Giustamente, lei è il regista e devono fare quello che, esatto, dice lei. Però nel film comico non lo puoi fare, forse. Alcune volte non lo puoi fare, insomma. Va bene. Io la ringrazio, maestro, per essere stato qui con noi e speriamo di riaverla presto come nostro ospite. Grazie mille. Ecco, Noemi Smorra è Elizabeth, la protagonista della pellicola. Ci vuoi parlare di questo ruolo? Allora, siamo diversi coprotagonisti, Carlotta Morelli in persona Lenka ed è la reale protagonista che manda avanti tutta la vicenda. Io sono nei primi tre e sono la sventurata malcapitata che viene purtroppo uccisa in circostanze abbastanza toste, anche da rendere. È una pellicola che amo molto, che ho avuto modo di vedere sia in lingua originale che doppiata in italiano. E insomma è stato un privilegio, secondo me, poter lavorare con uno degli ultimi maestri rimasti qui in Italia. Di questo genere. È stato tosto anche girare alcune scene, come ad esempio la scena nella vasca? Molto tosto, perché è un cinema, sì, effetti speciali per carità, ma tutti vissuti in prima persona, in carne ed ossa. Quindi ecco, la scena della vasca non la dimenticherò mai. Dopo 2 ore di immersione dovevo riemergere come corpo morto, senza emettere nessun fremito, senza nessuna bolla dal naso, insomma ho bevuto parecchia acqua fino a che finalmente viene un'idea all'aiuto regista: riuscire a tapparmi le narici con i tappini delle orecchie. Che sembra una banalità, ma in realtà no. Ti hanno salvato la vita, possiamo dirlo. Sì, intanto non ho più bevuto, secondo buona la prima. Sì. Ed eccoci qui con Davide Mancori, che ci parlerà adesso del suo ultimo capolavoro, una raccolta Tre Mani di cinema. Buonasera. Buonasera a te. Allora, Tre Mani di Cinema è stato un modo per raccogliere delle idee, per racchiuderle in un contenitore e conservarle per il futuro, per fare in modo che tante immagini che appartengono da un periodo storico che va dal 1944 fino al 96, scattate su vari set, ma dietro, quindi una sorta di backstage su fotogramma, per far sì che non andassero perdute, perché è memoria e ci tenevo, quindi
Una diciamo raccolta per rendere immortali alcuni momenti, poi moltissimi fan di, insomma, delle pellicole appunto di quel periodo sono curiosi di vedere anche quello che c'era dietro la telecamera. Sono curioso di vedere cosa c'era dietro la macchina da presa, perché non erano telecamere, bensì macchine da presa alle quali bisognava approcciarsi con la conoscenza, con una profonda conoscenza, con molta disciplina e attenzione. Era un cinema che prevedeva una profonda preparazione, era forse in parte, qualcuno così lo considera, settario, ed era difficile entrare a far parte della macchina produttiva. Ma è anche vero che è stato un cinema che ha raccontato storia, volti, tradizioni e soprattutto pezzi di Italia che sono stati apprezzati in tutto il mondo. Quindi ho cercato di, attraverso questo libro, di far sì che queste immagini giungano a un futuro. Siamo arrivati a 23 edizioni del Music Day, siamo con Francesco Pozzone che è stato l'anima e il braccio di tutte queste fiere. Buonasera Francesco. Buonasera, ciao. Quali sono le particolarità della 23esima edizione? Siamo arrivati a 23, è vero, siamo partiti nel 2012 insieme. Insieme, c'eravamo anche noi. C'eravamo anche voi e siamo arrivati all'edizione 2023. L'edizione 23 cosa ha di particolare? Che la fiera cresce sempre di più, sia per numero di espositori che per numero di visitatori e poi, come ben sapete, all'interno di questa fiera dove ci sono tantissimi venditori dei dischi che vengono da tutta Italia, ci sono sempre eventi collaterali, culturali, legati al mondo della musica, al mondo delle colonne sonore, comunque al mondo del vinile. Poi oggi in particolare abbiamo avuto adesso l'onore di avere avuto il maestro Ruggero Deodato con noi, che insomma è stato un incontro bellissimo, abbiamo presentato la colonna sonora di Cannibal Holocaust, che è la prima volta che usciva in edizione integrale, e poi avremmo potuto avere anche il maestro Simonetti con noi, ma purtroppo per problemi di salute non è potuto essere presente. Per forza maggiore non ci ha omaggiato della sua presenza, ma noi lo salutiamo. Sì, salutiamo Claudio, è un amico del Music Day e prossimamente tornerà a trovarci, per la gioia di grandi e piccini. Va benissimo, ti ringrazio Francesco come sempre e ci vedremo alla 24esima edizione. Certo. Ciao. Ed anche questa puntata di GAM dalla 23esima edizione del Music Day di Roma giunge al termine. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ma prima vi ricordo di seguirci anche attraverso il nostro sito www.gamtv.it. Saluto Marco Santolamazza e il mio amico Gamboy alla regia del nostro programma e vi do appuntamento alla prossima puntata. Sigla! We'll be right back.